grazie per essere intervenuto, grazie soprattutto ai due nostri atleti, Lorenzo Terzano e Pasquale Rizzo, grazie ai giornalisti che hanno voluto accettare l'invito a questo piccolo omaggio che la città vuole rendere a due ragazzi che nella loro disciplina ai campionati mondiali in Repubblica Ceca hanno tenuto alto l'onore del Canavese e, per quello che ci riguarda, in particolare di Castellamonte. Abbiamo fatto questa sera la scelta di questa serata perché abbiamo aspettato e poi abbiamo fatto passare un piccolo lasso di tempo quella che era la serata che invece è stata fatta a Rivarolo, che era la conseguenza poi del ritiro della nazionale, quindi ci sembrava appena giusto far fare prima una cosa ufficiale dove c'è la nazionale, c'era tutta insomma una, dove poi c'era anche la città di Castellamonte, per carità, e dopodiché abbiamo voluto omaggiare personalmente i nostri atleti qui a Castellamonte. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo temporeggiato un attimo e organizzato questa serata, per cui ringrazio ancora sia Lorenzo che Pasquale e do la parola ad Alberto. Buonasera, abbiamo iniziato con questo conferimento di onorificenza. Vi leggo solamente due righe. Presidente, l'amministrazione comunale di Castellamonte è onorata di riconoscere per meriti sportivi il concittadino, ovviamente uno è per Lorenzo, uno per Pasquale. Secondo me in questo momento, in questo periodo della nostra società, abbiamo bisogno veramente di simboli e di valori sani. E questo, secondo me, è l'espressione di due ragazzi che si sono affermati in ambito sportivo, ma nella vita di tutti i giorni, perché loro sono due ragazzi veramente che si comportano molto bene. Addirittura Pasquale fa parte dell'arma dei carabinieri, quindi oltremodo è un esempio di correttezza e serietà. Secondo me sono veramente degli esempi che devono essere seguiti da tanti ragazzi e tante ragazze, ecco. E non solo dai ragazzi, perché da come si comportano queste persone devono prendere spunto anche gli adulti, che molte volte hanno perso un po' quel senso civico di comportamento. Quindi per noi è importante dare degli esempi. Per noi loro sono due esempi importanti di Castellamonte, perché sono due cittadini di Castellamonte, e quindi è una prima fase, ma un proseguimento di conferimento di onorificenze che a persone veramente che possono dare un valore aggiunto. Lo sport deve essere visto come un valore formativo, non smetterò mai di dirlo, per tutti, per la vita, è una cosa importantissima, e mi auguro veramente che nella scuola, e deve partire tutto dalla scuola, ci sia più impegno per lo sport, quindi aumentare le ore di educazione civica, di educazione fisica e quant'altro, perché è importantissimo nella formazione dei ragazzi. È una cosa importante, un buon sportivo comunque non deve essere ghettizzato nella scuola, perché molte volte dicono ma si occupa troppo dello sport, si impegna troppo nello sport e non può fare altro. Riesce a fare anche altro, perché comunque un buon sportivo riesce a conciliare i tempi, perché è una persona che è in grado di sacrificarsi per ottenere dei risultati. La vita è fatta di questo, sacrifici e risultati. Se non c'è sacrificio, il risultato non arriva mai. Le cose facili non ci sono, purtroppo. E quindi questi sono degli esempi, e veramente un applauso a Lorenzo e a Pasquale, perché sono per me una cosa importante, un esempio da seguire. Quindi io ti accendo a Pasquale, veramente, veramente. Lorenzo. E poi, però poi magari se volete dire qualcosa. Anche questo catalogo dell'ultima mostra, cioè, ceramica della mostra, e più che ha fatto fare dei porta cioccolatini in ceramica. Il prossimo obiettivo sicuramente ci
17 novembre. Allora, abbiamo una gara 17 novembre che è un memora, tra l'altro, in memoria appunto di un, del padre di un nostro amico karateka, nonché maestro di karate, che è mancato l'anno scorso. E poi abbiamo subito a gennaio l'International Cup a Mantova, che è un'altra, una gara, diciamo, una delle più importanti che facciamo durante l'anno, in cui ci sono 13, partecipano 13 nazioni, quindi sicuramente una gara ad alto livello tecnico. E poi ci, sarà, ci metteremo alla prova, ci sarà una gara ogni mese fino a ottobre, abbiamo l'Europeo, giusto? Quindi il prossimo obiettivo importante, è l'Europeo del 2020. Sempre lì. Dove? In Olanda. A Torrenbosch. Stadio a Torrenbosch. Dov'è? È a Torrenbosch. Lì vicino. Un pezzo di basso. Perfetto, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.